Temperature sempre più alte, pioggia sempre più rara e sempre più difficile da trattenere. È una siccità che sta mettendo in ginocchio il settore agricolo e dell'allevamento della provincia di Pesaro Urbino con i cambiamenti climatici che alimentano un circolo vizioso di criticità già innescate dal caro gasolio e dall'aumento delle materie prime che poi si riflettono anche sull'inevitabile innalzamento dei prezzi al consumatore. Una situazione allarmante come quella che viene dipinta da Coldiretti. La situazione è drammatica perché di fatto dalla situazione aggravatasi dal punto di vista economico causa guerra, perché di fatto l'inflazione sui costi a materia prima è aumentata in maniera esponenziale, basti dire che il gasolio agricolo da 64 centesimi a novembre è arrivato a 1,50 euro adesso. In più stiamo vivendo questo momento drammatico a livello di clima, perché oltre alla mancanza totale di pioggia da un po' di mesi, anche le altissime temperature sopra la media stanno creando dei grandissimi danni. A cosa? Beh, diciamo a tutte le colture. Purtroppo è chiaro che anche gli allevamenti stanno subendo purtroppo dei grandi danni, perché l'erba medica invece di 4 sfalci si è riusciti a fare 2 sfalci solo, perché non ha piovuto, di conseguenza il costo della medica è aumentato tanto, che è da mangiare per i bovini, per gli ovini e per i cavalli. Tant'è vero che le stalle sono in difficoltà anche per le alte temperature, perché la produzione di latte, che dopo lo stress delle alte temperature, diminuisce del 30-40% nelle nostre stalle. Quindi grandi difficoltà per il girasole, un esempio lampante, che da quando è stato seminato non ha mai visto la pioggia, quindi grandissima difficoltà anche per quello, fino ad arrivare agli ortaggi ovviamente, che hanno bisogno di molta acqua, fino ad arrivare anche ai nuovi impianti di vigneti e oliveti, che di fatto vedono seccarsi le barbatelle o le piante d'olio perché non ha mai piovuto, situazione che anche il mio babbo, insomma, che ha 68 anni, dice non ha mai vissuto in agricoltura. Oltre al danno si sta pure registrando la beffa, perché per irrigare i campi l'imprenditore agricola deve pure farsi carico di costi ulteriori come il trasporto d'acqua con autobotti. Di fatto ci stiamo sobbarcando economicamente, magari si porta acqua, abbiamo dei pozzi ovviamente, o si prende l'acqua in un appezzamento magari per innaffiare altre parti che ne hanno bisogno, è chiaro che caricarlo su autobotti, eccetera, trasportarlo in un altro appezzamento, è chiaro che sono dei costi aggiuntivi. Il paradosso è che dobbiamo iniziare, da un po' di anni che lo diciamo, a lavorare in maniera preventiva, perché ormai queste condizioni climatiche sono frequenti, bisogna lavorare in maniera preventiva, e adesso i fondi comunitari o il PNRR ci sono per fare dei piccoli invasi, dei laghetti, strutture sostenibili che siano adatte all'ambiente, al territorio, quindi non fare scempi, ma far sì che queste acque piovane, quando arrivano, si possono catturare. Poi non parliamo degli sprechi dei comuni, dei viadotti, no? Degli acquedotti, scusate, che ci sono, che sono vecchi, perché lì le percentuali di sprechi sono tante lì. L'agricoltura non spreca acqua, perché l'agricoltura la utilizza per produrre cibo. E in questo momento di guerra abbiamo visto che abbiamo bisogno anche del cibo, perché purtroppo quando dall'estero non arrivano dei prodotti, l'economia, no, ne risente, perché di fatto ci manca l'approvvigionamento anche di grano, di farina, e quindi il paradosso è questo. Bisogna attivarsi per renderci, tra virgolette, quasi autosufficienti anche dal punto di vista agroalimentare.